Buonasera e benvenuti a una nuova edizione di TG Verona Network. Miguel è già una star, lo studente Erasmus spagnolo di 80 anni che oggi è stato accolto a braccia aperte appunto all'Ateneo Scaligero. È arrivato da Valencia con la moglie e frequenterà il corso di storia all'Università di Verona. Vediamo il servizio di Marco Menini. Esa estancia en el hospital me hizo recapacitar, digo, hay que vivir, me dio ilusión volver a la universidad donde pues, he desarrollado mi vida profesional y entonces decidí matricularme en Geografía e Historia, en la Facultad de Valencia, Universidad de Valencia, porque siempre tenía interés por la historia y la acogida en la universidad ha sido fantástica. Me he integrado completamente en la juventud, como sois todas jóvenes vosotras. Estoy muy a gusto, me llaman el abuelo, para mí es una satisfacción. Procuro ayudarles en todo lo posible con mi experiencia, digamos, consejos de tipo profesional. Valencia, participo en las fiestas, voy con ellos a discoteca, algunas veces me llevan a casa, no borracho, pero medio mareado, y no, porque me siento muy a gusto con la juventud. Y aquí también mi segunda esposa, que es maravillosa, mis hijas y mis nietos la quieren más que a mí, porque es una persona encantadora. Pero decía, ir a las fiestas en el colegio mayor, a fiesta del pijama o encuentro un poco extraño, iremos a un apartamento, pero participar en las fiestas que organicen, estoy dispuesto a todo. A Verona arriveranno quasi 23 milioni per il piano antisismico. È quanto prevede il piano di investimenti, appunto approvato dal Ministero per i beni culturali per il patrimonio italiano. 930 mila euro andranno a Sanfermo. Si tratta di fondi immediatamente disponibili per realizzare interventi in tutta Italia. Renderanno possibili una serie di azioni per la riqualificazione delle periferie urbane e numerosi restauri di beni culturali segnalati dal territorio. I collegamenti tra Borgo Santa Croce e Corte Bentivoglio sono stati riaperti al transito. Oggi, alla presenza del sindaco Federico Sboarina, sono state rimosse le reti che impedivano la viabilità, traffico quindi che è tornato alla normale circolazione. Nel 2016 gli avevano rubato la bicicletta, eppure il cittadino milanese non si è arreso e l'ha trovata in vendita online quasi 2 anni dopo. Il venditore, un ragazzo veronese di 23 anni, è stato segnalato all'autorità giudiziaria per ricettazione. Il mezzo è stato riconsegnato al legittimo proprietario. E ritorna invece l'incubo per la dottoressa titolare della parafarmacia di via Leonardo da Vinci in zona stadio, che ieri sera è stata rapinata per la seconda volta in 2 anni. Un episodio simile ma più violento si era già verificato nel 2016. Vediamo i dettagli nel servizio di Marco Menini. È stato molto rapido, è entrato, mi ha puntato una pistola contro, mi ha chiesto di dargli l'incasso, di essere veloce, gli ho dato i soldi in mano e mi ha chiesto di andare di là, quindi di non vedere una volta uscito dove, se si andava a destra o a sinistra, si è accertato che io fossi nello studio in modo che non lo stessi guardando ed è andato via. Non mi ha toccato, quindi almeno di positivo c'è stato quello, poi è chiaro che la paura rimane. Non è il primo episodio, No, purtroppo. purtroppo no, e
È stato, diciamo che il primo episodio è stato sicuramente il più brutto perché mi ha fisicamente fatto anche male, mentre in questo caso, ecco, vedersi una pistola puntata contro non è proprio il massimo. Però di positivo c'è appunto che non mi ha fatto male. Sono dovuta andare in ospedale, non mi ha rotto il naso, rotto il collo come l'altra volta. Lady Rally, il gruppo di pilotesse e navigatrici che corrono unite contro la violenza sulle donne, ha donato i ricavati della stagione 2017 alla casa rifugio del centro Petra. I fondi raccolti saranno usati per l'acquisto di beni di prima necessità. E sono stati oltre 240 gli studenti provenienti dalle scuole di Bardolino e Lazise in visita a Verona nell'ambito del progetto di integrazione Essere Ponti di Pace. Nel corso della giornata hanno incontrato il sindaco e gli esponenti delle tre religioni monoteiste del territorio scaligero. Si sta svolgendo in queste ore la commemorazione del 50° anniversario della morte di Romano Guardini, teologo e scrittore nato a Verona nel 1885. Ci spiega il programma di questa sera il direttore dello studio teologico di San Zeno. Vediamo il servizio. È straordinaria la capacità che ha questa persona, Romano Guardini, di trarre linfa per il suo pensiero, sia dalla tradizione cristiana, ma dalla tradizione culturale europea in genere. Se si vede anche nella sua bibliografia, egli spazia dalla filosofia alla poesia, all'etica, alla liturgia, alla vita della comunità ecclesiale, contesti che anticipano chiaramente alcune intuizioni proprie del Vaticano II. Quindi sicuramente una delle figure di più grande rilievo nell'umanesimo europeo e cattolico del XX secolo. L'occasione per cui lo ricordiamo sono i 50 anni della sua morte, avvenuta nel 1° ottobre del 68. Però credo che la sua produzione è sicuramente ancora estremamente ricca, estremamente anche moderna nella sua capacità di saper combinare, essere accogliente di apporti diversi. E in fondo nel mondo in cui siamo, un mondo anche sempre più vasto, sempre più ricco, è anche l'occasione che permette di poter valutare la ricchezza di questi apporti e come essi possano essere giocati in sintonia e non in maniera contrappositiva, come tante volte ormai rischiamo di vedere anche nel nostro contesto. E questo era l'ultimo servizio per questa sera. L'appuntamento con TG Verona Network torna domani alle 13:15. Una buona serata.